Anche la collina di Sant'Andrea a Nocera Inferiore è segnalata a rischio frana nel piano comunale di protezione civile. Il pericolo è in pieno centro e la cementificazione selvaggia è tra le aggravanti di una situazione al limite. Abbiamo una compromissione edilizia che parte dalle pendici di Montalbino e arriva alla zona di Chivoli e alle campagne di Villanova, aveva detto il sindaco Manlio Torquato alla presentazione dello strumento. L'architetto Giuseppe Ferrara, supporto al responsabile unico del procedimento di redazione del piano, è consapevole dei rischi, ma allo stesso tempo confida nell'applicazione del dispositivo che aiuta a ridurli. I nostri territori, come sappiamo, insomma, la storia civile, che sono stati sfruttati oltre maniera dall'uomo, come abbiamo visto le tragedie che ci sono state qui. Purtroppo abbiamo costruito anche dove non dovevamo, quindi quando si sente parlare poi davanti a tragedie di montagna assassina piuttosto del fiume che ammazza, non è così, è solo la natura che si riprende il suo spazio proprio, siamo noi. Noi uomini che abbiamo invaso il suo territorio. Individuare queste aree, come andare a aggiornare continuamente le aree a rischio, significa camminare nella direzione della prevenzione. Poi naturalmente dal piano, dalle segnalazioni delle aree a rischio scaturiscono una serie di interventi, alcuni di natura strutturale che attengono ad altri piani poi di intervento, di ricerca di finanziamenti e di interventi appunto strutturali, altri invece che riguardano per esempio il comportamento dei cittadini, che possono essere invece affrontati, e il comportamento adeguato di noi cittadini spesso serve a mitigare l'effetto di danni, di eventi che magari non possiamo evitare, come una scossa sismica.